Bentrovati a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Oggi parleremo di turismo legato al vino, un mondo che vede sempre più impegnate le donne come imprenditrici, ma anche come ambasciatrici nel mondo del nostro territorio, dei nostri vigneti, dei nostri vini. Do subito il benvenuto a Maria Carella, enologa, una donna impegnatissima in questo settore. Capiremo qual è il ruolo dell'enologo, e in studio con me Mariangela Cambria, presidente di Assovino, una comunità di, possiamo dire, di cantine, di vini. Direi un club dell'eccellenza dei vini siciliani. Siamo circa 100 aziende e promuoviamo in giro per il mondo il nostro prodotto, che è comunque una storia, no? Perché il vino comunque è una storia, un racconto, è qualcosa che va al di là della semplice bottiglia. Un tempo c'erano i vigneti, si produceva il vino e tutto finiva lì. Adesso invece si possono fare delle esperienze in una vigna, in una cantina. Sempre più persone scelgono un tipo di vacanza che è legata proprio al mondo del vino. Ci sono anche esperienze di ospitalità. Sì, diciamo che è stato, diciamo, questo movimento del vino in Sicilia risale a, diciamo, questa crescita risale a 10 anni fa. Piano piano è cresciuto la qualità, più di 15 anni fa è cresciuta la qualità del vino, e di conseguenza i territori si sono arricchiti di cantine, e di conseguenza poi il vino è un attrattore di turismo, perché comunque poi le cantine si sono adeguate nel tempo, facendo delle esperienze, non soltanto la classica degustazione, ma ci sono cantine che addirittura hanno accoglienza e dei piccoli boutique hotel all'interno che si affacciano sui vigneti. Ci sono cantine che fanno mostre d'arte, ci sono cantine che fanno delle esperienze di coinvolgimento delle persone che vanno lì. È diventato proprio un'esperienza che comunque in realtà da parte nostra, no, da produttori, arricchisce sicuramente, arricchisce chi viene, ma arricchisce anche noi, perché chi viene da noi apriamo le porte a questi clienti, loro diventano i nostri ambasciatori, cioè loro vanno in giro nei ristoranti, nelle loro tavole, a raccontare la loro esperienza, a raccontare cosa c'è di bello della Sicilia. La Sicilia che attrae anche cantanti famosi, personaggi dello spettacolo, quindi una terra ricca di tradizioni, ma anche di terreni che possono dare tante soddisfazioni. E lo chiederei all'enologa Maria Carella. Intanto, dove le è venuta questa passione per il vino? E chiaramente è uno studio approfondito. L'enologa ha un compito molto importante, cioè quello di far affermare un certo tipo di vino, renderlo costante nel tempo, riconoscibile per i consumatori. Buon pomeriggio a tutti. La passione c'è circa 4 anni fa, dopo i miei studi in scienze agrarie. Ho fatto un master in viticoltura ed enologia all'Università di Milano, dei corsi di degustazione e la possibilità di lavorare presso aziende vitivinicole. Lì la passione mi ha seguito per tutto il mio percorso di studi e di lavoro in maniera ininterrotta. Sappiamo che il mondo del vino è un mondo molto ampio, la Sicilia in cui lavoriamo è un territorio molto variegato, quindi si passa chiaramente dal mare, dalla montagna, esposizioni diverse, matrici vulcaniche diverse, quindi è chiaro che niente vitivinicolo, le esperienze che si possono fare sono tantissime e i prodotti che ne vengono fuori sono molto diversi. E allora il ruolo dell'enologo è proprio di interpretare la materia prima di partenza, quindi l'uva di partenza, a seconda di ogni territorio da cui proviene, e seguirla in tutto il percorso di produzione fino alla bottiglia. Quindi è fondamentale chiaramente avere delle uve
prima ottima dal punto di vista qualitativo, interferire il meno possibile e cercare di seguire tutti i processi di trasformazione, quindi le lavorazioni, le filtrazioni, i travasi e degustazione organolettica per avere poi in bottiglia, chiaramente nel calice, un prodotto che innanzitutto rappresenti il territorio e la varietà di partenza, quindi tutte le caratteristiche organolettiche delle varietà di partenza. Grazie, quindi è un compito molto importante. Immagino che i bravi enologi sono molto richiesti. Sì, in realtà. Responsabilità perché l'azienda affida chiaramente alla produzione, all'enologo, la produzione che dal punto di vista economico certamente è il cuore di ogni azienda vitivinicola, quindi ho responsabilità che a volte non ci fa dormire la notte, ma ci dà anche tante belle soddisfazioni. Certo, anche perché ci sono poi dei concorsi, insomma, i vari vini, le varie cantine partecipano a determinati concorsi, quindi far affermare il proprio vino anche in questi concorsi è certamente una marcia in più. Quindi l'enologo può lavorare con diverse cantine anche se sono, come dire, in competizione fra di loro? Ma perché no? Sì, perché no? Può lavorare per diverse aziende, anche perché a seconda appunto del terreno da cui provengono le uve, assolutamente si possono avere dei prodotti completamente diversi. Quindi anche all'interno di uno stesso territorio diverse aziende possono avere lo stesso modo, possono mettere in bottiglia prodotti comunque che rappresentino certamente il territorio. Allora, come si promuove un vino? Quali sono le strade per affermare un prodotto siciliano nel mondo? Io dico sempre che dietro una bottiglia di vino non c'è, cioè dentro la bottiglia di vino non c'è solo il vino, ma c'è un racconto, una storia, il capitale umano che ha fatto quel vino. Quindi quando io vado in giro nel mondo comunque racconto la mia storia, che poi è la storia della mia Sicilia, del mio territorio che è l'Etna. Non racconto soltanto come viene fatto il vino, ma da chi viene fatto il vino, quando viene raccolto, che problemi hanno avuto anche le stesse persone che l'hanno fatto. E comunque il racconto deve essere vero, deve essere autentico. Non basta soltanto, secondo me, ormai dare quelle nozioni tecniche. Le persone vogliono sentire veramente una storia che le possa fare partire, che li trasporti a quel momento. Ecco questo, secondo me l'autenticità di tutto ciò che fa la bottiglia di vino è fondamentale per venderla. C'è stato anche un sondaggio che avete fatto come Assovini ed è emerso sempre più presente il ruolo delle donne che si stanno impegnando in questo settore. Ecco, cos'è che attrae una donna e che lega la donna a questo mondo? Ma Qual è l'elemento di fascinazione per cui le secondo me donne. in alcune, sicuramente in alcuni aspetti di un'azienda vinicola la donna è molto più tarata rispetto ad un uomo, anche se la mia collega mi dirà che in realtà il ruolo dell'enologa poteva essere all'inizio un ruolo dell'enologo poteva essere un ruolo soltanto Tipicamente maschile, maschile, un po' si certo. sta sdoganando perché non ne facciamo una questione né di uomo né di donna. È una Sì, questione anche di studio, di di studio, impegno, di di. impegno, di cosa ti piace fare nella tua vita. È vero anche che se decidi di avere questo rapporto così stretto con la terra, non c'è uomo e donna che ci sia, cioè ti deve piacere, cioè per stare su demettere le mani nella terra, che sia nell'accoglienza, che sia nell'enologia, che sia andare a vendere il vino, comunque devi stare sul posto poi per raccontarlo, quindi devi vivere la campagna, devi vivere la natura, devi vivere il vigneto, devi sapere tutto. Non è una questione di essere donna o di essere uomo. Sicuramente la donna in più, ma con tutti i lavori, che cosa può avere di più? Può avere quella tenacia, può avere quella caparbietà. Quello sì, sicuramente non si arrende per me, ecco, quello è quello che io penso, che la donna sicuramente non si arrende al primo ostacolo. Dall'altra parte ci sono uomini di grandissimo valore che fanno del loro lavoro la loro vita.
Certo, spesso è questa storia è legata a tradizioni di famiglia, ma si può entrare in questo mondo del vino, delle cantine, anche non avendo una vigna, perché magari si ha la passione? Ecco. Ma perché no? Perché no, puoi diventare un enologo. Perché i ruoli sono diversi. Sono i ruoli, sono diversi, cioè è un lavoro, se decidi di... Sicuramente una cosa... È chiaro, cioè, sicuramente la Sicilia ti offre molto su questo, da questo punto di, del lavoro, nel senso che comunque ci sono tantissime aziende vinicole, la parte dell'agricoltura, vinicole anche in generale, il settore dell'agricoltura è abbastanza importante, quindi perché? Perché dobbiamo far andare via donne e uomini che siano queste fughe di cervelli per il mondo? Andate fuori, prendete, assorbite, quello che io dico ai miei figli, assorbite il più possibile dal mondo esterno, però poi tornate, perché comunque poi perché devono andare via? Cioè la Sicilia è il posto secondo me più bello del mondo, cioè, c'è tanto da raccontare. E poi qui abbiamo anche l'Etna che come territorio, diciamo, no? Anche l'Etna è un brand. Ma sì, l'Etna, però diciamo la Sicilia per me non è un'isola, diventa un continente, è un viaggio a 360 gradi, c'è il mare, c'è la montagna l'Etna, c'è la parte brulla, c'è il barocco, insomma c'è tanto di tutto e di più. Certo, quindi si può partire dalla visita o soggiornare in una cantina, in un vigneto e poi magari andare in giro per la Sicilia, quindi è anche un volano di turismo. Ma è un settore, sicuramente il settore, un settore che può certamente sì. contribuire moltissimo allo sviluppo appunto del turismo in Sicilia. Magari subito dopo la pausa pubblicitaria mi piacerebbe parlare delle caratteristiche del vino, che tipo di vino piace di più, le tendenze su questo fronte. Ricordo il nostro numero che è il 342 74 55 005, se volete rivolgere una domanda a Mariangela Cambria, presidente di Assovini, o all'enologa Maria Carella, fatelo pure con un messaggio. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qui, stiamo parlando di turismo legato al vino. Volevo chiedere a Maria Carella, che è un'enologa, quindi questa figura professionale che negli anni passati era più legata agli uomini, ma invece abbiamo delle donne che si stanno affermando in questa professione, anzi mi piace dire che Maria Carella è stata recentemente premiata. Maria. Sì. Sì, grazie. La scorsa settimana, nell'ambito di una manifestazione che c'è stata a Palazzo dei Normanni a Palermo, una rivista enogastronomica ha premiato 50 eccellenze siciliane appunto nell'ambito dell'enogastronomia. Ho raccolto questa meravigliosa gratificazione di enologa dell'anno, che certamente mi dà tanta soddisfazione e tanta voglia di fare sempre meglio. Sì. La nostra telespettatrice ci chiede, ma qual è c'è una tendenza, una moda legata al vino? Qual è il vino che in questo momento, le caratteristiche del vino che vanno per la maggiore, che piace di più, ecco? Allora, in questo momento parlare di un vino che piace più degli altri è difficile, perché chiaramente è anche una questione personale e soggettiva. Un vino che ha delle note più fruttate, il rosso, il bianco. Allora, nel consumatore generale c'è la tendenza ad avere dei vini, a gradire dei vini che sono più fruttati, più morbidi, nella tendenza generale, anche se il mercato dei vini rossi a livello mondiale per esempio sta subendo un calo, ma in Sicilia abbiamo delle realtà molto importanti, delle realtà emergenti su cui io e noi come azienda stiamo anche puntando come territorio in generale, che è il vino classico, che in Sicilia per esempio sono dei vini di recente produzione, di storia antica, ma che si sono formati negli ultimi 15 anni all'incirca. Su questo si sta puntando molto, nonostante siano sempre dei prodotti di nicchia, l'Etna e anche altri territori all'interno della Regione Sicilia si stanno affermando come
regioni vitivinicole, quindi in questo è molto importante perché il consumatore apprezza un metodo classico prodotto da uve autoctone siciliane ed è una realtà emergente molto importante. Così come sui vini biologici, in questo momento i vini vegani stanno anche avendo un momento di grande successo, perché non dimentichiamo che la Sicilia ha oltre il 40% della superficie a biologico, quindi la Sicilia è assolutamente un luogo in cui si può bene coltivare i vigneti a condizione biologica. E questo dà poi al consumatore finale certamente una garanzia di un prodotto più salubre e più sano, e lo consumatore finale certamente ricerca nel mercato in questo momento dei vini di questo tipo. Quindi le tendenze penso che siano questi, diciamo, i punti che il consumatore in questo momento ricerca. E dire che un tempo il nostro vino, soprattutto quello dell'Etna, prodotto dalle uve del terreno lavico, era, mi confermi se è vero, era utilizzato per tagliare altri vini, perché era molto sì. forte. Invece adesso viene molto apprezzato. Viene molto apprezzato. C'è da dire che sono cambiate molto le condizioni climatiche nell'arco degli anni. In passato certamente i vini che si ottenevano dall'Etna erano dei vini di graduazione alcolica piuttosto importante, tant'è che venivano esportati al nord Europa e in Francia come vini da taglio. Oggi questa tendenza è totalmente diversa, perché sull'Etna vengono fuori dei vini molto eleganti, magari un po' più scarichi di colore, ma con dei profumi e della finezza che sono prodotti diversi, molto diversi da quelli che erano in passato. Quindi non si parla più di vini corpulenti, vini robusti, ma si parla più di vini di montagna, di vini piuttosto eleganti. Maria Angela Cambria, che opportunità di lavoro può offrire l'enoturismo ai giovani che non vogliono partire, che non vogliono lasciare la nostra isola? Ma secondo me c'è una buona fetta di mercato. Che tipo di preparazione si ecco, deve avere? Secondo, sicuramente le lingue, sicuramente la formazione, sicuramente devono assolutamente parlare l'inglese, perché sicuramente i nostri clienti sono quasi tutti stranieri che vengono qui, molti americani, quindi l'inglese è fondamentale. E poi sicuramente la formazione di come servire, di come preparare la tavola, tante cose che in realtà mancano. Mancano nei giovani tuttora di oggi, manca. Ancora mancano. Mancano queste figure professionali? Mancano, sì, mancano, ma molti vanno fuori, forse vanno fuori anche a specializzarsi e poi a quel punto non rientrano più. Quello che manca sono le scuole di formazione fatte bene, dove poter studiare per chi non ha la possibilità di andare via. Quindi l'alberghiero, tanto per comprenderci, no, ci sono delle belle realtà, comunque un istituto che più, può preparare. Qualcosa di più, secondo me, di un alberghiero. Si deve fare un passo avanti. Un passo avanti dall'alberghiero. Perché l'alberghiero forma più per quanto riguarda appunto la ristorazione. Sì, dal punto di vista enoturistico c'è ben poco, sì. E secondo me c'è il marketing, c'è la pubblicità, c'è la promozione, sono tanti i settori sono che tanti possono, settori sulla commercializzazione, la commercializzazione sì. Quindi dei bravi agenti, sicuramente, cioè. Allora fuori dalla Sicilia ci sono dei master, delle università che ti formano su questo livello, ecco, però se volessimo dare un consiglio a un giovane che vuole mettersi proprio entrare in questo mondo dell'enoturismo, cosa possiamo consigliare? Io consiglierei sicuramente di fare delle esperienze fuori, già formandosi anche fuori all'estero, proprio sull'enoturismo, andare a vedere anche quello che c'è, che ne so, in Sudafrica, dove fanno un enoturismo molto importante. Però mi rendo anche conto che stare fuori, andare all'estero, ha dei costi che
non tutti possono affrontare. Quindi anche la possibilità di avere delle scuole di formazione all'interno della Sicilia che poi possono collocare con stage, insomma, possono far iniziare questi ragazzi a lavorare, però ci vuole formazione, ci vuole molta formazione. Sono i turisti che apprezzano di più i nostri prodotti, le nostre cantine, visitare, venire proprio qui in Sicilia proprio con questo scopo di scoprire. Allora, sicuramente i clienti americani sono quelli che hanno voglia, più appassionati. Sono, oltre a essere molto appassionati, sono molto hanno brama di sapere, cioè loro vogliono sapere, poi molti sono figli di emigrati, quindi hanno delle origini e delle tradizioni siciliane. E magari avranno sentito parlare del nonno, del contadino, nonno contadino, che aveva la vigna, perfetto, che era, e quindi magari vogliono sapere, vogliono conoscere, vogliono anche non solo degustare il vino di quel territorio, ma vogliono anche conoscere la persona, chi l'ha fatta, la persona che ha cucinato quel piatto per loro, in cantina, insomma, anche al ristorante, ecco, non è solo la cantina, attenzione, perché questi clienti vanno un po' in giro in tutta la Sicilia, perché non si ferma solo il viaggio, si ferma solo ed esclusivamente dentro una cantina. Sicuramente loro sono quelli più molto molto bramosi di sapere, vogliono conoscere un po' tutto. E comunque ultimamente c'è stata anche questa tendenza di queste serie televisive americane girate in Sicilia, che ha portato tantissimo turismo qui. Quindi c'è stata una forma di promozione del territorio. Implicita. Implicita. E quindi, ma è un turismo, come dire, di nicchia, un turismo... Che fascia economica è? È una fascia economica alta, perché comunque obiettivamente, ecco, mi metto dalla parte del turista, no? Fare un'esperienza in una cantina vinicola non è come, cioè non è una cosa veloce, cioè c'è tutto dietro, un percorso, la visita della cantina, del vigneto, il racconto del vino, magari poi si avvicina il proprio... Quindi quanti giorni si potrebbero trascorrere? Il pacchetto, diciamo, quanto... Ma per tutte le cantine che abbiamo potrebbero stare anche 15. Ah, vabbè, dovevo fare il tour delle cantine. Io dico, in una cantina si sta quanto? Un giorno, assolutamente, no? Va benissimo, un giorno un'esperienza. Ah, vabbè, certo. Però... tutte le cantine di Sicilia. No, le cantine di Sicilia no, però magari si può scegliere di fare un territorio, di scoprire un territorio e... scegliere un paio di cantine da poter vedere, anche perché anche l'idea, no? Di andare in giro per più cantine, per proprio gli appassionati, no? Perché comunque diventa sempre un turismo di nicchia. L'appassionato ha il confronto tra una cantina e l'altra. Ogni cantina racconta la sua storia, il suo percorso, racconta un modo diverso di averlo fatto quel vino. Tornerei dall'enologa Maria Carella. Dunque, cosa si fa in una cantina? Cosa fa l'enologo? L'enologo segue tutto il processo di produzione del vino, quindi in concerto con l'agronomo, esattamente a partire dalle uve, stabilisce in base al momento della maturazione delle uve, quindi i controlli, stabilisce il momento della raccolta e da lì parte tutto il percorso di produzione, quindi si segue tutto per questo percorso, la vinificazione, filtrazioni, travasi e soprattutto le degustazioni organolettiche, che sono fondamentali per valutare se prima il mosto e poi il vino chiaramente stanno procedendo nel percorso giusto per dare certamente dei prodotti di qualità. E come si interviene se non sta andando tutto per il verso giusto? Si interviene, dipende dalle situazioni. Certamente alla base di tutto questo ci sono delle analisi chimiche, analisi organolettiche, e in base a queste si va monitorando un po' l'andamento prima della fermentazione e poi dei vini stoccabili.
allora lì poi dipende anche un po' dal prodotto che si vuole ottenere, dal percorso enologico che si vuole fare, quindi si fanno magari dei tagli o comunque nel caso di alcuni prodotti che provengono solo esclusivamente da alcuni terreni, sull'Etna per esempio ci sono 133 contrade e da ogni contrada vengono fuori delle uve con delle peculiarità specifiche, quindi là c'è poco da intervenire, nel senso che si mette in bottiglia esclusivamente il prodotto di quella vigna. Quindi la cosa importante è seguire tutto il percorso, quindi mantenere il più possibile le vasche colme, le vasche a temperatura, per avere poi alla fine non avere nessun problema dal punto di vista organolettico. Quindi dipende molto da quello che si vuole ottenere alla fine, quindi l'obiettivo finale enologico. Quando si va al supermercato, proprio una domanda che immagino dei telespettatori ci stanno facendo, dobbiamo diffidare dai vini che costano così poco, che si trovano però in larga scala, in larga misura nei supermercati? Lì è sempre un'arma a doppio taglio, sicuramente bisogna considerare i vini dal buon rapporto qualità-prezzo, quando il prezzo è troppo basso in genere sono comunque dei vini che provengono da dei percorsi diversi, nel senso magari che sono seconde pressature o tagli un po' particolari, quindi in genere hanno un costo un po' più basso. La cosa importante è chiaramente andare a scegliere un vino da un rapporto qualità-prezzo, quindi conoscere anche magari l'azienda che li produce, il territorio da cui provengono, quindi in questo è fondamentale il racconto sia delle aziende sia anche di quelli che sono poi tutti i corsi di degustazione che hanno proprio il compito di far conoscere il prodotto in bottiglia e le aziende che lo producono. Quindi lì sicuramente anche attraverso le guide il consumatore può avere un'indicazione su quello che deve acquistare, anche sugli abbinamenti, quindi su tutte quelle che sono le caratteristiche appunto dei prodotti che troviamo allo scaffale. Sì, poco fa si parlava e si sottolineava l'importanza di conoscere le lingue. Un nostro telespettatore ci dice che nella stragrande maggioranza delle cantine siciliane l'80, se non il 90% del personale non sa neanche parlare una lingua straniera. Non sa come ci si approccia al cliente perché si pensa sempre e subito solo alla vendita finale. Quindi è una critica, diciamo, che viene fatta. Io devo dire che questo non l'abbiamo riscontrato. Non, da Però noi, il fatto di conoscere le lingue è importante, l'abbiamo sottolineato poco fa, proprio per accogliere i clienti, i visitatori, i turisti. Ma se il turista è un turista straniero, è fondamentale che la lingua... accogliere e poi soprattutto è fondamentale saperlo accogliere. Che lingua o non lingua che sia, l'importante certo, è essere... Il calore. Poi noi siciliani, no, siamo tarati per l'accoglienza. Quindi i turisti vanno via sempre contenti, sì, almeno nella sua esperienza è così. Sì, nella mia esperienza è così. Perfetto, io direi che possiamo chiudere qui, il nostro tempo a disposizione è finito. Io ringrazio Maria Carella, enologa, proprio recentemente premiata, complimenti. E Maria Angela Cambria, presidente Assovini. Grazie. Grazie anche grazie a chi ci ha seguito fin qui. Alla prossima.